Contest International, è un evento che rientra tra i grandi eventi della regione siciliana, nati appositamente per dare un'offerta culturale sia ai nostri concittadini ma anche a tutti i turisti che stanno per fortuna arrivando in Sicilia, quindi ritengo che questo sia un evento di grande prestigio. Qualcuno non credeva nemmeno alla prima edizione, invece siamo qui a presentare una seconda edizione straordinaria, bellissima, con grandi artisti, un mese di festività in nome di Vincenzo Bellini, grazie a una grande sinergia tra Regione Siciliana, Teatro Massimo Bellini, Università, Comune, Conservatori e tutti gli altri teatri della Regione Siciliana. Penso al Massimo, penso alla Fosse di Palermo, piuttosto che al Vittorio Emanuele di Messina, quindi grande rete in nome di Vincenzo Bellini. Puntiamo a una diversa stagionalità, continuiamo ad allungare la stagione, continuiamo a offrire, a parte il mare ovviamente nel periodo estivo, offerta culturale in periodi diversi. Abbiamo finito una ventina di giorni fa il jazz, a giugno, quindi anche questo in un periodo diverso, a ottobre continueremo con un evento importantissimo legato allo sport, quindi allunghiamo la stagione e soprattutto con offerte di qualità. Abbiamo una grande emozione a riprendere gli eventi e le celebrazioni dedicate al grande compositore catanese, come già avvenuto l'anno scorso con la preview diretta da Riccardo Muti. Quest'anno ritorniamo e apriamo sempre al Teatro Antico di Taormina, al quale siamo legati perché la Perla dello Ionio è per noi un ideale palcoscenico per lanciare tutta la rassegna che avrà luogo poi a Catania. Sarà declinata in decine di eventi che vedono coinvolte tutte le istituzioni più importanti legate al mondo dell'opera e della lirica. Una preview particolarmente attesa, una prima nazionale, quella con Danilo Rea, e poi proseguiremo dal 1° di settembre. Ogni giorno ci saranno tutta una serie di appuntamenti anche che culmineranno il 23 settembre con l'opera Capuleti e Montecchi, che andrà in onda addirittura sulla Rai come l'anno scorso. Quindi prosegue questo progetto ambizioso della Regione Siciliana, fortemente voluto dall'assessore Maglio Messina, sostenuto dal governo della Regione, e prosegue il nostro impegno per cercare di far diventare questa manifestazione dedicata al Cigno Catanese importante alla stessa stregua delle altre grandi rassegne che celebrano i grandi compositori italiani. Questo progetto è nato molti anni fa per quanto riguarda il piano solo, l'improvvisazione sulle aree d'opera, perché feci un concerto all'Auditorium di Roma, quando quello disegnato da Renzo Piano, e fu il primo concerto di improvvisazione jazz nella storia dell'Auditorium, in piano solo, e facevo improvvisazione su arie liriche. Dopo molti concerti fatti in giro per l'Italia e anche nel mondo, Roberto Grossi, che è un amico, mi ha chiamato e mi ha detto: sto pensando con Stefano Mastruzzi di organizzare qualcosa di diverso, uno step superiore, che sarebbe in pratica vederti dialogare con le voci del passato. Io dissi: ma in che senso? Sì, hai presente le reliche? Ecco, tu prendi Mascagni, prendi Verdi, prendi Puccini, troviamo dei cantanti italiani molto rappresentativi, come Caruso, il grandissimo Caruso, che è stata la pop star per eccellenza, il primo ad incidere i dischi, un cantante straordinario, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, e mi ha detto: noi, grazie alle tecniche moderne, riusciamo a prendere la musica di un disco a 78 giri del passato e estrapolare la voce dalla registrazione. A quei tempi le registrazioni erano mono, quindi il disco, la puntina graffiava i dischi, quindi voi provate ad immaginare quanto ciò che ci è arrivato sia, insomma, relativamente di buona qualità, anzi, insomma, la qualità ovviamente rispetto all'alta fedeltà del suono di oggi è praticamente. Però grazie a un lavoro digitale fatto su queste registrazioni mi sono trovato praticamente a dialogare con la musica con la voce di questi cantanti. Bellini International Context è una serie di manifestazioni celebrative nei confronti del grande cigno catanese Vincenzo Bellini, ma non solo.
è una serie di manifestazioni che si preoccupano anche del contesto belliniano, del mondo culturale che intorno a Bellini viveva, Donizetti, Wagner per esempio, e poi anche del territorio, Berga, Pirandello. Questi grandi autori vengono presi in considerazione in questa serie di manifestazioni, in questa serie di celebrazioni, accompagnate, contornate da altri concerti, da galà con coro e orchestra, con grandi artisti di fama internazionale come Pretty Hende, come Vittoria Aiello, come Giorgio Berruggi, Stefan Pop. E quindi solo il nostro coro, la nostra orchestra saranno impegnati in tutta questa serie di galà e poi soprattutto viene utilizzata la partecipazione a queste manifestazioni di grandissime istituzioni siciliane come la FOS, come il Teatro Massimo di Palermo, come il Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Tutte queste istituzioni vengono unite e insieme producono spettacoli che verranno poi nel mese di settembre programmati ed eseguiti nella città di Catania e nelle sedi che la città di Catania offre.